Puoi sedurre un uomo ricco. Vuoi sedurre un uomo ricco? Perché questa è la domanda, vuoi sedurre un uomo ricco, che molte malgascione, diciamo, sperano di ottenere, anche molte donne giovani. Allora, ti insegnerò alcune strategie per sedurre un uomo ricco, ma tenendo presente un fatto fondamentale, che l'ipergamia non è spesso funzionale, cioè non è spesso funzionale nel senso, ipergamia cosa si intende? Si intende cercare un matrimonio fondamentalmente, perché ecco, intanto tieni presente questo, che se tu incontri un uomo ricco e non ti fai sposare e non vuol dire sedurlo, non serve assolutamente a niente. Quindi l'unico modo per eventualmente, diciamo, avere tutela è farti sposare da un uomo ricco, meglio ancora se farti sposare e avere anche dei figli. Allora diciamo che potresti cambiare il tuo tenore di vita. Guarda, ad esempio, come si chiamano tutte le mogli di Berlusconi, ad esempio, di personaggi ricchi che, essendo, come dire, senza arte né parte, di fatto hanno comunque acquisito notevoli introiti, diciamo. Perché se non ti fai sposare, praticamente non serve assolutamente a nulla sedurre un uomo ricco, perché quello ti porta a letto, certo, magari ti potrà invitare magari a cena, a fare qualche viaggio, così, però alla fine non ti porta nessun vantaggio. Quindi però in generale, dal punto di vista generale, l'ipergamia, cioè cercare un uomo ricco sperando di avere un tenore di vita sociale, di fare un salto quantico dal punto di vista della socialità, non è la strada migliore per una donna. Perché comunque, diciamo, resti sempre una malgasciona senza arte né parte, tenendo presente una cosa, che poi c'è, ad esempio, molte donne giovani, per dire, trentenni, diciamo così, spererebbero di sedurre uomini ricchi cinquantenni, però bisogna fare una cernita attenta anche tra questi uomini ricchi, perché se sono diventati ricchi non è detto che siano scemi anche, no? Per cui un uomo ricco di 50 anni, per dire, certo può flirtare con una può scambiare, tra virgolette, la ricchezza con la bellezza fondamentalmente. Ma il punto fondamentale è questo, che se tu non ti fai sposare, questo dopo un po' si stufa e magari dopo 2 anni, a 52 anni, se ne trova una diversa, magari meglio di te, più giovane di te, magari di 25 anni, ma non è tanto l'età, è la voglia di cambiamento, no? Quindi devi anche inquadrare che sia un uomo ricco che abbia voglia di, diciamo, portare avanti una situazione. Poi anche una differenza d'età eccessiva potrebbe anche, come dire, essere eccessivamente frustrante, eccessivamente penalizzante. Ad esempio, non so, mi viene sempre in mente Berlusconi, che abbiamo l'esempio italiano, che la sua attuale fidanzata mi sembra abbia forse 50 anni di meno, più o meno, di lui. Ecco, quindi, se non di più, con differenze d'età così grandi, e poi non si è neanche sposato, perché ovviamente avendo già lui dei figli, non è che si mette, cioè i figli, ecco, se c'è molta differenza d'età, attenzione ai figli, perché se hanno dei figli saranno sicuramente contro di te, perché ti vedranno come un'usurpatrice. Quindi, detto questo, il primo suggerimento è, se tu sei una morta di fame, devi cercare di riuscire a, diciamo, se sei una morta di fame, devi riuscire a trovare una tua dimensione, a trovare una tua dimensione, a trovare, diciamo, un modo per non essere morta di fame, quindi trovare una tua dimensione e realizzarti personalmente. Dopodiché, una volta che ti sei realizzata in qualche modo, puoi certo puntare su un'ipergamia, ma non un'ipergamia marcata,
L'ideale è un uomo che possa essere un po' più ricco di te, magari, ma non esageratamente, e che comunque abbia delle caratteristiche per elevare il tuo tenore di vita, perché il suggerimento è diventa ricca tu e non avrai bisogno di trovarti un uomo ricco, sarai molto più libera, altrimenti tenderai a fare una vita di merda fondamentalmente, diciamoci la verità. Quindi queste sono le strategie che tu dovresti adottare. Una volta che hai, diciamo, come fare poi a selezionare gli uomini ricchi? Perché ci sono anche molte donne, diciamo, senza artene parte, che sono riuscite ad avere relazioni con uomini ricchi, ovviamente, sono riuscite ad avere relazioni anche importanti, qualcuna anche a farsi sposare, ma nel passato e nel presente. Ovviamente, diciamo, uno scambio è la bellezza con la ricchezza. Se tu sei giovane e bella, magari hai possibilità, no, di trovare uno, però a quel punto lì, se tu di tuo non hai niente, dovrai accontentarti, essere un po' di bocca buona, trovarti magari uno, come dire, che non è che sia una donna, non è che sia giovanissimo, insomma, dovrai un po' accontentarti. Tra l'altro, ci sono anche due cose che sono da tenere presente, che la ricchezza dell'uomo probabilmente nel tempo aumenta e migliora, mentre la tua bellezza nel tempo ovviamente diminuisce e tende a svanire con l'invecchiamento. Per cui, questo è il punto fondamentale, ci sono molte donne che si relazionano con uomini ricchi ma non riescono a farsi sposare e stanno assieme proprio perché questi sono ricchi, magari le danno nell'immediato, diciamo, le offrono qualcosa, ma a quel punto lì veramente è come fare delle marchette, non c'è nessuna differenza tra fare delle marchette, cioè se tu non ti fai sposare e vai con uno perché è ricco, perché ti scarrozza, perché ti offre la cena, ti offre la vacanza, così, esattamente la stessa cosa come fare le marchette, soltanto che se fai le marchette hai meno problemi poi fondamentalmente. Quindi l'obiettivo deve essere quello di farti sposare. Cosa che non è così semplice, ma adesso ti darò alcune indicazioni su come farti sposare dagli uomini ricchi, perché è fondamentale farsi sposare dagli uomini ricchi. Ma una volta che ti sei sposata, poi, e che magari ci hai fatto un figlio, se non sei proprio vecchia anche tu, non è tanto importante se ti tradisci o meno, perché tu non è che devi sposarti per amore o per qualche motivo del genere. Il matrimonio con un uomo ricco è di fatto un investimento. Mica che pensi che le persone facciano matrimoni per amore. Il matrimonio per definizione non è per amore, perché il matrimonio è un contratto. L'amore col matrimonio non c'entra assolutamente niente, ma a questo dedicherò poi una live approfondita. L'amore è un contratto, il matrimonio è un contratto che si fa con una persona e tu devi mettere qualcosa sul piatto della bilancia, ovviamente, altrimenti se non metti nulla sul piatto della bilancia non ottieni nulla. Quindi, per prima cosa, cerca tu di diventare ricca, questo è il punto fondamentale, in modo tale che non avrai possibilità, di, diciamo, essere sfruttata. Essere, perché poi alla fine, come dire, potrei avere una gabbia dorata, ma non sarà mai, insomma, la libertà. Quindi invece se tu acquisisci la tua libertà finanziaria, smetti di essere una morta di fame, impari a raggiungere dei risultati, allora potrai finalmente essere, diciamo, più importante, diciamo, e riuscire a raggiungere veramente obiettivi importanti nella tua vita. Comunque su tutti i miei canali YouTube ti esorto a iscriverti su tutti i miei canali YouTube, ci sono tanti video dove ti spiego anche come raggiungere risultati importanti. Ma vediamo adesso come trovare gli uomini ricchi, perché mettiamo che tu voglia comunque sempre avere a che fare con uomini ricchi. Ecco, qua è fondamentale il frequentare gli ambienti giusti, perché ci sono anche donne morte di fame, diciamo, come poteva essere ad esempio Norma Jean, Marilyn Monroe, che era una, diciamo, una, come possiamo dire, era una donna,
che aveva classe e fascino, ma di fatto non è che fosse nulla. Oppure, beh, anche la Sophia Loren dei tempi, no? Che ha sposato il produttore cinematografico, insomma, tutte donne che in qualche modo sono riuscite ad abbindolarli, questi uomini ricchi, perché questo è il coso fondamentale, devi imparare ad abbindolarli. Ma prima di abbindolarli devi imparare a capire dove si trovano, quindi devi frequentare gli ambienti giusti. Ora, cosa fondamentale? Frequentare gli ambienti giusti vuol dire frequentare, non so, i club di tennis, circoli, che ne so, dell'Unione Industriali, club esclusivi. Quindi devi fare un investimento anche economico, perché è ovvio che se tu vai frequenti sempre la tua pizzeria Ciccio Giro Pizza 5 € sotto casa tua, lì non incontrerai mai uomini ricchi. Se vai nella balera di terza mano della tua periferia, non troverai mai uomini ricchi. Poi uomini ricchi non intendo uno che guadagna 5.000 euro al mese. 5.000 euro al mese non è ricco. Un uomo ricco, ecco, definiamo cosa si intende con uomo ricco. Beh, un uomo ricco è uno che guadagna almeno 100.000 euro al mese, almeno 100.000 euro al mese netti, diciamo, 1 milione e qualcosa di euro l'anno. Oggi la ricchezza è quella, se uno non guadagna almeno 1 milione di euro l'anno non si può definire ricco. Certo, poi ci sono varie forme di ricchezza, ci sono persone che potrebbero guadagnare molto di meno, ma essere ricchi di famiglia, quindi anche famiglie benestanti. Questo potrebbe essere che con dei patrimoni, diciamo, importanti, immobiliari, potrebbero essere uomini ricchi. Poi certo è ovvio che se tu sei una sciacquetta, una morta di fame che guadagni 1.000 euro al mese, è ovvio che uno che ne guadagna 5.000 può sembrare ricco. Però questo è un altro concetto. La cosa fondamentale è dove trovare questi uomini ricchi. Quindi devi frequentare degli ambienti che fondamentalmente sono club esclusivi dove devi fare degli investimenti, dove magari palestre anche esclusive, dove circoli di tennis, ma non il circolo di tennis della bocciofila sotto casa tua dove ci vanno i catramisti cassa integrati quando escono dal lavoro. Circoli esclusivi, golf, tennis con iscrizioni di almeno 500-600 euro al mese. O palestre con iscrizione di almeno 500-600 euro al mese. Se tu vai in un club che costa meno l'iscrizione di 500 euro al mese, non troverai persone esclusive. Quindi un minimo di investimento devi farlo, ti servono un minimo di risorse per poter frequentare questi ambienti. Perché poi è molto importante che all'uomo ricco non ti presenti anche tu come una morta di fame senza arte né parte. Intanto, ripeto, poi gli uomini ricchi che sono diventati ricchi normalmente sono anche, diciamo, hanno anche una cultura, perlomeno non è detto che sia una cultura, come dire, accademica, ma sicuramente hanno un'intelligenza sociale, perché per diventare ricchi hanno sviluppato intelligenza sociale. Quindi normalmente non si fanno abbindolare dalla prima sciacquetta che passa e se ne innamorano, perché sono sgamati da questo punto di vista. Tra l'altro sono anche corteggiati da molte donne, per cui la prima cosa è quella che devi trovarli. Quindi devi trovarli frequentando gli ambienti giusti. Poi, cosa importantissima, non devi darla, una volta che frequenti quegli ambienti lì, non devi darla come non ci fosse un domani. Perché se tu inizi a darla a uno, inizi a darla all'altro, la voce, diciamo, cammina, corre e tu vieni etichettata come una donna poco seria, perché un uomo ricco vuole una donna seria, quindi tu devi frequentare gli ambienti e non darla assolutamente a nessuno, a nessuno. Anche se ti piace, non gliela devi dare, perché se gliela dai ti squalifichi immediatamente, la voce passa e vieni etichettata sempre come una donna di contorno, anche se fossi una donna molto bella. Ci sono quelle molto belle che però vengono considerate, come dire, sì, magari spende anche soldi per invitarti a cena, per invitarti sulla barca, per invitarti di qua, per invitarti di là, però alla fine non otterrai nessun risultato, se non risultati estremamente transitori, perché ti dico che l'obiettivo
fondamentale quando incontro un uomo ricco è quello di farti sposare. Non devi avere altri obiettivi se non quello di farti sposare. E una volta che hai conosciuto, quindi frequentato diversi uomini ricchi, devi imparare l'arte del flirt, l'arte di farti percepire come una donna interessante per loro. E la cosa migliore è quella di non farti vedere interessata. Perché gli uomini ricchi, gli uomini, diciamo, benestanti, normalmente hanno tante donne che li cercano, tante donne che li desiderano. E quindi, avendo questa situazione, se tu ti comporti come le altre, che ti fai vedere interessata, sculettante, eccetera, eccetera, non riuscirai sicuramente a ottenere nessun risultato. Dovrai imparare a dimostrare distacco, cioè a interagire con tanti, intanto avere tanti contatti, non darla a nessuno e tra l'altro anzi metterli un po' in competizione, in modo tale che potrai sfruttare l'effetto della riprova sociale, che è quell'effetto che se tante persone sono interessate a una donna, quella donna viene giudicata più interessante. Ed è quello che facevano una volta quando nei locali magari creavano una coda fuori, facevano vedere che c'erano tante persone interessate e quindi veniva giudicato un luogo, un locale valido, un locale buono da quel punto di vista lì. Quindi questa è la strategia, devi farti vedere come seducente, attraente, di cultura, disinteressata completamente alla ricchezza, perché devi far vedere che tu hai risorse di tuo, se non ce l'hai, ma qualcosa devi avere, devi comunque, ti suggerisco di provare tu a trovare degli investimenti, insomma, certo la Cenerentola non funziona tanto, purtroppo c'è questo mito, no, di Cenerentola, la servetta di cui il principe si innamora, ecco, ci può essere, per carità. Tutto è possibile, ma normalmente è fuorviante il messaggio di Cenerentola, perché normalmente il principe tende a innamorarsi di un'altra principessa, di un'altra donna di valore, di una donna comunque che sia una donna di valore, beh, realizzata, affermata e di successo. La sciacquetta, la servetta se la può portare pure a letto, ma difficilmente se ne innamorerà. Ecco, quindi tu cerca di frequentare gli ambienti giusti, flirta nel senso di interagisci con tutti, mettili tutti in competizione, non darla a nessuno e poi fai una scelta che non deve essere che tu scegli quello che pensi che possa andare bene, ma quello che andrà bene sarà quello che noti disposto a fare delle cose per te. E ovviamente se eri ricco non devi darglielo assolutamente, perché il tuo obiettivo è puntare al matrimonio. Ora non dico arrivare vergine, vergine da lui, diciamo, al matrimonio, però diciamo devi lasciare tante gesta aperte, devi lasciare tanti dubbi, devi trattare il ricco come se non fosse ricco, come se fosse un catramista cassa integrato, perché soltanto in quel modo lì riuscirai ad accalappiare i suoi interessi. E ovviamente deve essere, se vedi che lui non è propenso, diciamo, ad avere relazioni importanti, non è propenso ad avere situazioni importanti, scappa via, mettilo in competizione con altri. Perché se il tuo obiettivo è farti sposare da uno ricco, non deve essere uno ricco in particolare, deve essere uno ricco, punto. Se uno ricco non va bene, ne trovi un altro. Ecco, quindi se tu utilizzi questa mentalità, che è una mentalità molto schematica, non finalizzata sulla persona, ma finalizzata sull'obiettivo. Devi imparare a lavorare per obiettivi. Se questo è il tuo obiettivo, segui questa indicazione e vedrai che riuscirai a ottenere dei grandi risultati. Comunque, seguimi su tutti i miei canali YouTube, Massimo Tramasco, Crescita Personale, insomma, tutti e sei i canali YouTube. È gratuito, per cui anche se tu sei una barbona, diciamo, ti puoi comunque scrivere che non hai bisogno, diciamo, di nessuna risorsa economica per iscriverti ai canali e poter accedere a tantissimi video. Bene, bene.
Detto questo, mando un saluto a tutte le malgascione, a tutte le malgascione e